Grazie.
c'è una larga, ricordo appunto della nostra partecipazione, simbolicamente la volevamo consegnare a lei, anche se farà bella mostra poi nell'ufficio parrocchiale, ma avendo avuto questo riconoscimento sotto la sua, sotto il suo mandato, allora ci sembra giusto consegnarla a lei da parte del nostro direttore. All'inizio ho provato quasi una sensazione di estraneazione, cioè dico, ma sono qui, sono in questo luogo, ma ci sono anch'io, io che c'entro con tutto questo, cioè come se io fossi da un'altra parte, come se stavo da un'altra parte in tutti questi anni. Poi man mano mi sono reso conto di una frase che è venuta alla mia mente dal Vangelo: occorre che io diminuisca perché lui cresca. Ecco, per un attimo ho trovato anche un momento quasi di sbandamento, di ma un senso di colpa per le omissioni, tutto quello che avremmo potuto fare che non abbiamo fatto. Ma d'altra parte ho detto, forse questa sera, anzi sicuramente questa sera è il punto non di arrivo ma è il punto di partenza per questa comunità parrocchiale, perché ci sono tante risorse, tante potenzialità, forse è anche una delle prime volte in cui sperimentiamo lo stare insieme e riscoprirci ricchi dei doni di Dio, tanto diversi eppure insieme. Non ci facciamo una brutta figura, anzi, anche l'immagine che Francesco ha voluto preparare ancora una volta ci dice che un po' la nostra realtà è un po' sintesi del ministero di un presbitero, è fatta di tanti volti, di tanti momenti, di tante storie, di gioie, di sofferenze, comunque di cammino fatto insieme. Questa comunità che è perciò un mosaico avrà ancora una volta un regista di eccezione che è lo spirito, che metterà di volta in volta le varie tessere del mosaico al punto giusto per realizzare il volto di Cristo in queste nostre città. Certo, voi un pochino avete, come dire, scavato il bisturi della ferita, insomma, qualcuno ci hanno fatto un po' ridere, comunque tutto bene. E l'ultima frase, quella del Vangelo, che mi consola e mi rende felice e contento: e se il chicco di grano venuto in terra non marcisce, non muore, non può portare frutto. Se qualcosa del mio ministero in questa comunità parrocchiale, in questa città, al servizio dei più deboli, dei sofferenti, di coloro che aspettavano e aspettano un segno di speranza, mi ha consolato moltissimo, perché qualche frutto forse, anche quando non l'ho visto, c'è germoglia e ovviamente non dipende da me. Mi è piaciuto moltissimo che questa nostra serata si sia aperta con il momento degli ospiti di casa mia, che sempre hanno fatto parte integrante del tessuto della nostra comunità parrocchiale e della città. Momenti belli che rievocavano anche la visita pastorale di un nostro grande amico, l'arcivescovo Giovanni Marra, cui va in questo momento il mio pensiero grato per essersi fidato di me mentre ero parroco di un'altra comunità, Pace del Mela, e ha voluto propormi come servizio questa comunità parrocchiale, e insieme con lui
a un altro grande amico che abbiamo visto nelle immagini, Don Franco Montenegro, oggi arcivescovo di Agrigento. L'intercessione di Santo Stefano, adesso non guardate più la mia foto lì, ma ricordiamoci la prima esperienza che abbiamo fatto di collage, di mosaico, era la figura di Santo Stefano, la statua di Santo Stefano. Ecco, questa nostra comunità, sull'esempio di Stefano in questa città, può essere ancora martire, testimone cioè della buona vita del Vangelo. Abbiamo tutti mai bisogno di ripartire per l'evangelizzazione. Forse è nell'archivio di un cielo.